Underbed. Una storia di Zelkor, storie horror del mistero. Letta dagli audiolibri dell'Avido Alchimista. Musiche di Zero Copyright Free Music. Se volete fare una piccola donazione per aiutare questo avido lettore nascente, qua sotto trovate tutti i link necessari. In tutti i casi, mettetemi un mi piace e iscrivetevi al canale. Quando Silas Seven spalancò la porta del suo loft, entrandovi con andatura incerta, l'orologio da parete a forma di tappo di birra Duff segnava le 5 meno un quarto del mattino. L'uomo chiuse la porta colpendola con il tallone e posò accanto al portaombrelli due voluminose borse da ginnastica gonfie per via dei numerosi acquisti fatti al Comic-Con che contenevano. Drizzando la schiena, provò un palpito di dolore ai lombi. Proprio vero che dopo i 30 il corpo dimezzava le funzionalità. Si tolse la giacca, slacciò le scarpe e si passò una mano fra i folti riccioli rossi che gli avvolgevano la testa come un nimbo, chiedendosi se avesse sul serio l'aspetto stracciato che si sentiva addosso. Poi un sorriso gli balenò fra la barba. Era al settimo cielo, seppur a un passo dal collasso fisico. Non ebbe bisogno di accendere l'interruttore. Le intense luci di San Diego si fondevano in un alone che filtrava attraverso le vetrate del loft, tracciando i contorni dei mobili, delle librerie piene di manga, del grande tavolo dove Silas realizzava i suoi fumetti e delle vetrine che mettevano in mostra le action figure. Raggiunse il letto, illuminato dalla luce soffusa di una lava lamp azzurra. Si sfilò la t-shirt che raffigurava il salottino di The Big Bang Theory, con i personaggi della saga di Dritz d'Urden. Indossò la maglietta XXL degli Slipknot che usava come pigiama. Si sbarazzò dei pantaloni e si lasciò cadere sul materasso, gambe e braccia aperte. Un piede nudo che penzolava oltre il bordo. Mezzo minuto dopo, con la testa affollata di frenetici sogni pieni di cosplayer prosperose e celebrità, russava sonoramente. Per altri 30 secondi non accadde nient'altro. L'azzurrognolo lucore della lava lamp rimasta accesa abbozzava le sagome di centinaia di modellini raffiguranti Obi-Wan Kenobi, Lupin, Ezio Auditore, Harry Potter, Lamu, Kenshiro. Riproduzioni di armi del Signore degli Anelli, di Conan il Barbaro e di Vikings scintillavano dagli espositori. Per non citare tutti i guanti dell'infinito, le maschere di Spider-Man e le bacchette magiche, i Millennium Falcon, i martelli di Thor. Sembrava la stanza di un bambino che non si è reso conto di aver superato i confini dell'età adulta. Il traffico del mattino era un pulsare quieto e ronzante che si mescolava con il graffiante russare di Silas. Poi, da sotto quei suoni, ne emerse un terzo. Proveniva da sotto il letto del fumettista ed era un cupo, minaccioso ringhio gorgogliante. Silas non si accorse di niente. Troppo impegnato in un sogno dove sposava Liv Taylor in una cerimonia stile terra di mezzo per curarsi di altro. Un tentacolo sgusciò da sotto al materasso, curvandosi con tetra eleganza. La superficie grigia e traslucida che brillava sotto la fioca luce azzurrastra. Il suo fu un movimento lento e calcolato, quello di un predatore che non vuole allarmare la preda. Dall'altra parte del materasso, Silas bofonchiò qualcosa, interagendo con i personaggi del suo sogno, e non si rese conto della grinfia che, lenta ma costante, aveva iniziato ad avvolgersi intorno alla sua caviglia pallida. Un momento prima che il tentacolo potesse serrarsi, Silas si spostò nel sonno, rotolando a pancia in su con un grugnito. Il suo piede sgusciò dalla presa della creatura, che si trovò a stringere l'aria. Il tentacolo ebbe un fremito di frustrazione prima di tornare ad allungarsi, e questa volta altre grinfie sorsero da sotto il letto, emergendo con solennità,
strisciando silenziose sulle coperte, ognuna in direzione degli arti del fumettista assopito. Dalla pediera sorse una massa gibbosa e gommosa, come quella di un enorme mostro cefalopode fuggito da un racconto di Lovecraft. 6 paia di palpebre si aprirono come valve di mollusco, mostrando occhi di un fosco viola baluginante, enormi e lattiginosi, che si fissarono immediatamente sull'uomo addormentato, mentre i tentacoli, discreti e infidi, gli si avvolgevano attorno ai polsi, alle caviglie e alle ginocchia. Un brontolio di gaudio gorgogliò dalle viscere della creatura che sbucava da sotto il letto. In quel momento, uno dei tentacoli toccò inavvertitamente la sveglia con le sembianze di Fujiko sul comodino, che cadde con un secco tonfo di plastica. Silas si riscosse con aria confusa e lo sguardo appannato. Le palpebre pesanti gli scattarono su come tapparelle quando mise a fuoco l'orrore che emergeva ai piedi del suo letto, del tutto simile alle mostruosità dimensionali che disegnava sulle pagine dei suoi fumetti. Il torpore del sonno gli appesantiva le membra, facendolo reagire un secondo troppo tardi. I muscolosi tentacoli si strinsero attorno a lui, imprigionandolo in un serpeggiante intrico. Intanto la massa scura emergeva, brontolando minacciosamente e fissando la preda con i 6 occhi tondi e alieni, facendo calare altre grinfie verso il corpo immobilizzato del fumettista che si dibatteva inerte. Silas poté solo contrarre le membra, gettare la testa indietro sul cuscino e urlare: «Non sotto i piedi! Non sotto i piedi!» Poi le sue parole si sgretolarono in fragorose risate, mentre i tentacoli del mostro iniziavano a fargli il solletico ovunque, punzecchiandogli i fianchi, strisciandogli sotto le piante dei piedi nudi o frugando dentro le maniche corte della maglietta. La cosa proseguì per 2 o 3 minuti ancora. Poi, dalla gommosa e amorfa massa della creatura, provenne un grugnito profondo che aveva una curiosa inflessione interrogativa. Al che, cercando di contenere le risate, Silas urlò: «Ok, mi arrendo, mi arrendo!» Subito i tentacoli si srotolarono e sollevarono, permettendo al fumettista di sedersi. Era tutto sudato e ansimava. L'essere ai piedi del suo letto gli rivolse uno sguardo divertito, al quale Silas rispose con quella che avrebbe dovuto essere un'occhiataccia, senza però riuscire ad apparire serio. «Ma tu non dormi mai?» La creatura brontolò e sbuffò. «Non ti ho salutato!» «Cavolo, Osminog! Sono appena tornato dal Comic-Con. Mi sento come se mi fosse passato sopra Hulk!» «Sì, certo che ti ho portato i mochi al tè verde. È tutta la settimana che mi stressi per quella roba!» Silas tornò a sdraiarsi, con i tentacoli di Osminog che gli strisciavano accanto. L'essere rumoreggiò ancora, simile a una pentola colma di zuppa densa e ribollente. «Che altro? Mi hai preso per Babbo Natale?» «No, giù quei tentacoli!» Silas fu subito avvolto dalle grinfie di Osminog, e già l'essere stava per iniziare a fargli nuovamente il solletico quando il fumettista, ridendo, disse: «Scherzavo! Avanti, lasciami, ammasso di gelatina! Vuoi sapere cosa ti ho portato?» «Beh, la tazza autorimescolante di Darth Vader. Suona pure la marcia dell'impero. Contento?» Osminog si contorse tutto, agitando i tentacoli e grugnendo di pura gioia. Silas fu contagiato da tale felicità. Era impossibile tenere il muso a Osminog. Il fumettista si scostò al lato del materasso, battendo una mano accanto a sé. «Forza, stupidone! Monta su!» Il mostro sgorgò da sotto il letto come una piovra e il suo peso fece gemere le molle mentre si accomodava accanto all'amico umano, tornando ad avvolgerlo con la sua selva di tentacoli. Silas lo lasciò fare, senza provare il minimo senso di fastidio o di ribrezzo. Anzi, quel contatto aveva sempre il potere di confortarlo, farlo sentire amato. Non aveva mai avuto paura di Osminog, neppure quando aveva scoperto della sua presenza da bambino.
L'essere all'epoca non aveva ancora raggiunto le dimensioni di un vitello. Era pur vero, ma di certo sono assai rari i ragazzini di 7 anni che non perdono la ragione vedendo un informe ammasso di tentacoli sbucargli da sotto il letto a mezzanotte. Anziché spaventarsi, Silas aveva fatto del suo meglio per approcciarsi alla strana creatura dalle dimensioni di un cane di media taglia, usando il vecchio ma sempre efficace trucco della barretta di cioccolato, imparato in 100 film. Ci erano voluti mesi, poiché Osminog sembrava molto più impaurito da Silas di quanto Silas non fosse da lui. Ma infine avevano gettato le basi per la loro amicizia. Non molto tempo dopo, Silas aveva anche iniziato a comprendere gli strani vocalizzi emessi da Osminog. Era come una sorta di telepatia, qualcosa che si basava più sull'emozione e i sentimenti che sulle parole. E con la pratica era riuscito a decifrarli talmente bene che le loro conversazioni erano del tutto trasparenti. Anzi, a dirla tutta, a volte gli era più facile comprendere i concetti di Osminog che quelli degli altri esseri umani. Non appena riuscirono a comunicare meglio, Osminog gli spiegò che la sua era una razza antica, molto più ancestrale di quella umana, che abitava una dimensione aeriforme nella quale si spostavano nuotando e costruivano alveari con alcune secrezioni gassose che si solidificavano nel giro di pochi secondi. Tale dimensione, però, aveva pareti molto friabili, che venivano corrose in certe condizioni. E non c'era materia che potesse farlo meglio delle emozioni e dei sogni prodotti dall'uomo. Per tale ragione, la barriera fra la dimensione umana e quella della razza di Osminog andava ad assottigliarsi in corrispondenza delle camere da letto, specie sotto i materassi, poiché era il punto dove l'energia espulsa dai cervelli dormienti raggiungeva il suo maggiore apice. Nel corso dei secoli, i rapporti fra le due razze non erano stati coronati da una pacifica convivenza. Era nata paura e ostilità da entrambe le parti, perché sia gli umani che gli Cthulhuniani, il nome l'aveva coniato Silas, si fermavano alle apparenze, reputandosi vicendevolmente mostruosi. Osminog, anche in questo caso il nome era stato deciso da Silas poiché quello vero era umanamente impronunciabile, aveva riferito che, fin da quando era uscito dall'uovo, aveva sempre nutrito una profonda curiosità per le creature che abitavano l'altra dimensione. I loro predicatori asserivano che fossero crudeli e mostruose, prive di tentacoli, con solo un paio d'occhi e deplorevolmente incapaci di mutare forma. Ma ciò non inibì la voglia del giovane Cthulhuniano di vederle. Così, appena aveva individuato una frattura nella membrana che separava i due universi, vi si era subito infilato, emergendo sotto al letto del piccolo Silas. Da quel momento erano passati 30 anni. Silas gettò da parte il cuscino, appoggiandosi direttamente sul corpo di Osminog, che era morbido e ricoperto da una peluria vellutata. Ricordava ancora i primi tempi, il modo in cui avevano vicendevolmente abbattuto ogni pregiudizio, scoprendo che le cose che li accomunavano erano molte più a paragone delle diversità fisiche o biologiche. Entrambi capirono di essere ferventi appassionati di serie TV, di fumetti e giochi di ruolo. Trascorrevano serate intenti a maratone di film. Silas preferiva i fantasy classici, mentre Osminog era più orientato verso la fantascienza. E a volte, come capita fra gli amici, finivano pure con il litigare aspramente per poi riconciliarsi. Quando il ragazzo aveva compiuto 14 anni, la famiglia di Silas si era trasferita da Fresno a San Diego e per il ragazzo era stato davvero un trauma, perché immaginava che non avrebbe più avuto modo di rivedere quello che era a tutti gli effetti un fratello per lui. Ma la prima notte, lo Cthulhuniano era sbucato da sotto il letto. Solo in seguito Silas aveva compreso che la razza di Osminog possedeva varie facoltà a livello mentale e poteva rintracciare la scia psichica di chiunque, fiutandola come un segugio. Inoltre, la mente di Silas era a tal punto potente che i sogni producevano sulle barriere fra le dimensioni l'effetto che l'acido solforico produrrebbe su una pellicola di cellophane. Avevano quindi proseguito una vita in stretta simbiosi, vivendo uno la felicità o lo sconforto dell'altro.
le proprie trasformazioni e le tempeste ormonali, che negli Cthulhuniani si traducevano in abbondantissime produzioni di muco gassoso, come Silas aveva suo malgrado scoperto. Il ragazzo avrebbe tanto voluto poter a sua volta scivolare oltre il varco fra i due mondi. Tuttavia, questo era reso impossibile dalla sua conformazione fisica umana. Troppo compatta e sensibile per poter superare le soglie. Osminog, come tutti i suoi simili, era invece un trasformista nato, capace di modellarsi in qualunque forma e assumere ogni possibile mescolanza di colore. Tanto che Silas non aveva ancora capito quale delle sue molteplici sembianze corrispondesse a quella vera, sebbene, per lo più, si manifestasse sotto l'aspetto di una sorta di enorme polpo grigio-bluastro pieno di tentacoli, sifoni, occhi e branchie piumose. Era in gran parte merito di Osminog se Silas Brown, comune ragazzo californiano, era diventato Silas Seven, uno dei più osannati fumettisti horror nel Pantheon internazionale. Persino il nome d'arte gliel'aveva consigliato Osminog, fedele alla regola dell'iniziale identica di Stan Lee. Seven, ovvero sette, l'età che Silas aveva quando si erano incontrati. Attingendo a quanto lo Cthulhuniano gli narrava nel suo mondo, Silas aveva dato origine a vari schizzi e ambientazioni, disegnando le immense città alveare degli Cthulhuniani, i loro templi fluttuanti, i loro oceani di mercurio gassoso e le loro stelle di antimateria. Dapprima nessun editore aveva voluto prestarci attenzione, e il ragazzo, scoraggiato e delusissimo, era stato sul punto di gettare nella spazzatura il suo sogno. Ma Osminog non gliel'aveva permesso, continuando a incalzarlo e incoraggiarlo. Poi, 7 anni prima, finalmente gli era stata data un'opportunità. E ora, Silas era ospite dei più importanti Comic-Con internazionali, teneva conferenze e lezioni, aveva cenato con diverse celebrità e ceduto i diritti della sua prima serie a uno studio cinematografico che aveva intenzione di ricavarne un film. Una volta, dopo la presentazione di una sua graphic novel, un giornalista gli aveva chiesto dove trovasse l'ispirazione per disegnare quelle creature e quegli scenari così incredibili e al contempo così realistici. Silas aveva risposto: «Veramente è il mostro che abita sotto il mio letto a darmi le idee. Io mi limito a disegnarle». Tutti avevano riso. Anche Silas, ma solo esteriormente. Dentro provava una sconfinata gratitudine. Il mugugno di Osminog lo ricondusse al presente. Voleva sapere quali VIP erano stati ospitati a quell'edizione del Comic-Con e Silas prese ad elencarglieli. Trascorsero quasi un'ora a scambiarsi pareri e aneddoti, mentre dietro le vetrate il cielo si schiariva lentamente, stagliando le sagome dei palazzi. «Sì, c'era pure Chris Hemsworth», annuì Silas sbadigliando come un ippopotamo, facendo i grattini alle branchie di Osminog. «Non è grosso neanche la metà di come appare al cinema. Praticamente abbiamo la stessa stazza, lui ed io». Sotto le membrane di Osminog eruppe un gorgoglio scettico. «Beh, neanche tu sei uno del cast di 300, amico mio», sbuffò Silas. Si sollevò la maglietta esponendo la pancia arrotondata da una passione un po' troppo intensa con la pizza, gli hamburger e il cibo cinese. «Devo decidermi a iscrivermi in palestra», un altro borbottio da parte della creatura. «Cosplayer carine. Credevo mi sanguinasse il naso come al genio delle tartarughe. Non puoi immaginare le tette che mi sono passate davanti». «Come? Ma che discorsi fai? Certo che non cambierebbe niente fra te e me se trovassi una ragazza. Non sarai mica geloso, faccia di calamaro?» Osmigon arricciò la punta di un tentacolo e la calò come un pugno sulla spalla dell'amico, prima di emettere un verso prolungato e accusatorio. «Non ti sto trascurando, è solo che questo mese è stato un po' un inferno. C'è stato il tour promozionale, l'uscita del nuovo album, quello stupido spot della Pepsi e, come se non bastasse... Sì, hai ragione, sono stato impegnatissimo.
Senti che facciamo. Annullo tutti gli impegni di oggi. Ordiniamo 6 pizze piene di schifezze da domino e ci spariamo una maratona del Signore degli Anelli. Lo Cthulhuniano borbottò. Va bene, anche Star Wars, concesse Silas, alzando gli occhi al soffitto. Ma solo i primi 3. Non ci penso neanche a guardare quelle oscenità degli ultimi capitoli. Andata? Osminog produsse un mormorio soddisfatto e avvolse il busto di Silas in un abbraccio con numerosi dei suoi tentacoli. Silas sorrise. Non ti devi preoccupare, Osminog. Lo sai che non potrei farcela senza la tua tentacolosa presenza. Siamo una sola cosa ormai. Sbadigliò nuovamente, quasi già addormentato. Come Frodo Baggins e Sam Visegenji. Osminog gorgogliò. Come Han Solo e Chewbacca. Ok. Bonfonchiò Silas a occhi chiusi, raggomitolandosi contro il corpo morbido e gommoso del suo strano amico. Poco dopo, la camera vibrava del suo russare, mentre la luce del mattino si scomponeva in liquidi colori sulla liscia pelle di Osminog.